Ciao a tutti, allora, mi vedete di nuovo di qua? Cioè, in realtà non so dove caricherò questo video, però ci tenevo un po' a farlo. Visti i fatti degli ultimi giorni, ho pensato di fare questo video per aggiornarvi un po' della mia situazione. È successo sabato mattina che mi sono trovata senza canale. Il mio canale Bettabella è scomparso, è stato chiuso. Insieme ad esso è stato chiuso anche l'account di Google Plus e quindi insomma io mi sono ritrovata senza canale. Io non so che cosa è successo perché non sono riuscita a capire le dinamiche che hanno portato questa cosa. Sto tuttora cercando in qualche modo di capire perché è successo. Sto cercando di capire se c'è un modo per recuperare il mio canale, ma non tanto le iscrizioni, perché alla fine, cioè, nel senso, a me fa piacere che la gente mi segue, che apprezza i miei video, però io ero più affezionata proprio, non so, ai commenti che mi venivano scritti sotto i video, ai miei video, a, non so, tutta la posta privata che avevo, tutte le comunicazioni, le chiacchiere con alcune di voi. E perderle, insomma, mi è dispiaciuto, cioè vi giuro che mi è dispiaciuto davvero tanto. Ho passato sabato mattina praticamente a piangere come scema. Lo so che ci sono cose più importanti, che ci sono, insomma, non è un motivo per piangere, io lo so questo. Però è una cosa che penso che chi non fa video, chi non sta dietro a queste cose, non credo possa capire molto, ecco. Quindi niente, io ora non so, nel senso, non so che fare, perché da una parte vorrei riaprire il canale e ricominciare da capo, però dall'altra dico, e se, cioè, se poi succede di nuovo, cioè io che faccio? Poi posso ricominciare 3.000 volte? Non lo so. Quindi sono un po' così, un po', diciamo, combattuta tra due strade, ecco. Altra cosa è che ringrazio innanzitutto tutte le ragazze che su Facebook mi sono state, insomma, vicine, che mi hanno scritto, che si sono preoccupate. Io ovviamente non vi posso elencare tutte, però veramente, cioè, nel senso, chi c'è stato lo sa, ecco, insomma. Ora come ora non so cosa farò, quindi non so se riaprire un canale, se aspettare qualche risposta, perché io ho contattato sia YouTube, ho contattato Google, ho contattato Buzz My Videos perché da poco avevo fatto l'affiliazione. Però a quanto pare, se non si è partner diretti con YouTube, non conta niente, insomma, senza quello. Nel senso che non per chi è partner magari c'è una maggiore tutela, c'è un non lo so, hanno una linea diretta per comunicare con YouTube, ecco. Chi invece non è partner, no. Quindi io stessa sono impazzita tutto sabato a cercare un format, un'email, qualcuno a cui scrivere. Ne ho trovati alcuni, ma ho mandato appunto email, ho chiesto informazioni, ma non mi è stata data nessun tipo di risposta. Quindi, sinceramente, non lo so, non ci credo neanche più che possano ripristinare il mio canale. Non so cosa è successo, non so, non lo so, sinceramente non lo so. Quindi, non so, io dico sempre non so, scusatemi, sono in stato confusionale. E niente, questo io innanzitutto niente, mi ripeto, vi ringrazio di nuovo per l'affetto, perché appunto anche quello cioè, insomma, mi ha stupito in modo positivo, ecco, non credevo tanto neanche in quello. Spero che le cose tornino come prima. Non, cioè, spero, ma so che è molto difficile, anche perché leggendo su Google. Ho letto che praticamente quando un account viene chiuso non si può ripristinare niente di questo account, vengono persi tutti i contenuti, quindi credo di avere pochissime possibilità, ecco, di recuperare i miei video, posta, commenti, iscritti, tutto quanto. E niente, io anzi chiedo a voi un suggerimento, cosa dovrei fare secondo voi? Non lo so, suggeritemi qualcosa perché io in questo momento non sono combattuta, sono molto combattuta, quindi non so.
E basta, niente, io quello che devo dire ve l'ho detto, vi ho raccontato un po' che cosa è successo. Ci tengo a ringraziare anche Lolla, Miss Strawberry Fields, perché è stata anche lei carinissima. Anche Daniela, Miss Creamy Creamy, che in un momento di disperazione ho scritto un po' a... anche loro in realtà non ci credevo molto che rispondessero, ma non perché sono stronze, perché mi rendo conto che avendo tanti iscritti, tanta posta in entrata, è difficile, insomma, star dietro a tutto, ecco. Quindi sono stata davvero, cioè... Grazie anche a loro perché comunque in qualche modo hanno provato ad aiutarmi, ecco. E basta, niente, io vi saluto, spero di rivedervi presto, cioè di rivederci presto e basta.